C'è una novità, da oggi ci sarà uno strumento utile ad favorire l'utilizzo del servizio navetta tra il parcheggio di Posto di Blocco e le marine di Santa Caterina e Santa Maria al Bagno. Sarà possibile infatti per la prima volta monitorare il servizio navetta andando ad individuare quella che è la localizzazione delle navette stesse. Dopo l'informatizzazione del servizio mensa e l'allestimento con i lavori tuttora in corso dei punti wifi nei punti nevralgici della nostra città, il servizio GPS delle navette sicuramente rende la nostra città ancora più smart e ancora più moderna. Sì, le navette erano già dotate di un servizio GPS di localizzazione e tracciamento dei percorsi, per cui abbiamo accolto la richiesta del comune. Adesso la difficoltà poi è stata quella di riportare queste informazioni all'interno di un'app che consentisse quindi anche al singolo utente di rendersi conto di dove effettivamente fossero. E per questo poi ci siamo rivolti appunto ad Andrea Barone, all'app della città di Ardomini, un'app che ha efficacemente poi fornito questo servizio traducendo le informazioni che avevamo già rilevato sulle navette. Sì, noi quando abbiamo ideato l'applicazione NAP insieme ai tecnici di Rubik, l'idea di base era quella di rendere un servizio alla cittadinanza e credo che con questo nuovo servizio alla fine l'obiettivo sia raggiunto. Ovviamente questo può essere semplicemente il primo di uno di tanti servizi che possono essere utili a tutti. Lo strumento dell'applicazione appunto è per la città. L'applicazione ovviamente già da 2 anni è patrocinata dall'amministrazione comunale, quindi per noi è un piacere collaborare con l'amministrazione. Sì, vi spiego come è possibile usufruire del servizio descritto. Innanzitutto è possibile scaricare gratuitamente NAP dal Play Store, quindi di Android, Google e l'App Store quindi di Apple. Si scarica gratuitamente e si può accedere direttamente dalla prima schermata al servizio navette. Cosa possiamo vedere? Cosa i cittadini turisti possono vedere? Possono vedere la posizione delle varie fermate previste dalla programmazione e dal percorso dei vari minibus e possono vedere la posizione in tempo reale su mappa delle navette man mano che si spostano nel periodo di attività che è ogni giorno dalle 20 all'1 di notte. È possibile utilizzare, quindi geolocalizzare i propri smartphone e vedere qual è la fermata più vicina e raggiungerla eventualmente aprendo il navigatore con anche i percorsi pedonali e quindi tutto questo è già attivo già da alcune settimane ed è possibile utilizzarlo e in più accedere ad una sezione di informazione su tutti quelli che sono gli orari, eventuali numeri di telefono e quant'altro, quello che serve per informarsi al meglio e per usufruire nel migliore dei modi del servizio rilasciato.